per parlare appunto attorno all'attentato di Nizza e quel passaggio in Italia dell'attentatore, prima Lampedusa, poi Bari, poi le sue tracce si sono perse nel nostro paese, dunque le polemiche politiche attorno a questa permanenza molte nel nostro paese. Cioè, di come questa persona se ne sia potuta andare apparentemente in giro indisturbata. Il tunisino che è stato purtroppo che ha assassinato tre persone a Nizza, tunisino Brahim, non era stato segnalato né dalle autorità tunisine né risultava segnalato dall'intelligence, nei circuiti dell'intelligence. Il tunisino è entrato a Lampedusa tramite uno sbarco di quelli autonomi il 20 settembre scorso e successivamente è stato destinatario il 9 ottobre di un decreto di respingimento con ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale. E in passato devo dire che casi analoghi purtroppo si sono verificati. E allora io mi chiedo come mai le forze di opposizione che oggi si sono scusate con la Francia, a cui io manifesto tutta la mia solidarietà, come mai non hanno ritenuto di scusarsi in altri casi gravi che si sono verificati. E parlo degli attentati alla metropolitana di Londra, London Bridge nel 2017, tutte e due nel 2017, e l'attentato alla Rambla, anche quello del 17 agosto 2017. Allora io mi chiedo, questo forse è il momento di avere un attimo di fermarci con queste polemiche, essere vicini al popolo francese e a vari paesi europei, perché questo è un attacco all'Europa, perché non dimentichiamo che Lampedusa, l'Italia, è la porta d'Europa. Ministra, Andrea Maggiore, Sky TG24, l'opposizione insiste con il leader della Lega Matteo Salvini, dice che lei e il Presidente del Consiglio Conte avete la responsabilità morale, etica di questo triplice omicidio terroristico. Lei che cosa risponde di fronte a questo duro attacco? Io dico che responsabilità non ce n'è da parte nostra, perché io ho sentito che si parla dei decreti sicurezza che noi avremmo modificato, ma voglio anche dire che i decreti sicurezza, anziché creare sicurezza, hanno creato insicurezza, perché 20.000 persone sono dovute uscire dall'accoglienza da un giorno all'altro e noi come governo abbiamo fatto un progetto con i fondi FAMI proprio per cercare di tenere tenendo presente quelle che erano le esigenze di sicurezza del nostro paese, quindi non disperdendo tutti sul territorio nazionale e quindi facendo dei progetti perché potessero rimanere anche nei CAS per un periodo limitato, ma comunque che rimanessero sotto i radar delle forze di polizia. Ministro, è proprio direttamente legato alla polemica del decreto sicurezza, dei decreti sicurezza, cioè quella degli sbarchi e del numero degli sbarchi che le arriva sempre dall'opposizione, è legata proprio alla cancellazione di questi decreti. Che cosa ci può dire? Io voglio dire che gli sbarchi anche nell'anno precedente, da quando io sono ministro dell'Interno, di sbarchi autonomi noi ne abbiamo avuti circa 9.000. 9.000 sbarchi, certamente a fronte del numero più elevato, sicuramente più elevato di questi giorni, di questi mesi, ma non dimentichiamo che siamo davanti a una grande crisi economica della Tunisia, che ha reso tutto più complicato anche in relazione al Covid-19, che è entrata prepotentemente in quel paese e che ha fatto cadere tutte quelle che erano le possibilità di mantenimento sociale di quel territorio. Grazie.